Il terzo nome, quello a sorpresa finora tenuto nascosto, potrebbe essere quello davvero favorito alla panchina del Teramo. Un weekend di riflessione per Campitelli, che tuttavia avrà impegni lavorativi che lo distoglieranno per qualche ora dalla scelta dell'allenatore. La prossima settimana incontrerà Zichella, ma quello che filtra è che la società, oltre a lui e Iervese, sta seguendo un tecnico che abbia già grande esperienza nella terza serie. Sarebbe una delle caratteristiche che vorrebbe Campitelli nel caso non dovesse confermare Zichella. Insomma, le strade a questo punto sono tre e rispondono a tre idee molto differenti. Zichella conosce l'ambiente La Rosa, l'ha allenata nell'ultima settimana, ma ne conosce pregi e difetti. Ha già un rapporto di stima con la dirigenza e sarebbe disposto anche ad un accordo annuale pur di dimostrare il suo valore in Serie C. In seconda posizione ci sarebbe un debuttante nella categoria come Pierluigi Iervese. Esperienza nelle giovanili biancazzurre del Pescara e un campionato di Serie D con il Francavilla, con cui ha sfiorato la qualificazione ai play-off. Infine il terzo profilo. Magari un allenatore che la categoria la conosce a menadito. Probabilmente all'inizio gli servirà più tempo per conoscere bene l'organico, comunque da rinnovare, ed entrare nei meccanismi. Ma quella che poteva sembrare solamente una suggestione, quella di un terzo nome, sta invece cominciando a diventare realtà. La società si sta muovendo in gran segreto e anche le valutazioni sono state improntate rispetto ad una prudenza nella scelta, conseguenza diretta dei campionati disastrosi da cui il Teramo è reduce. Non ci saranno scelte immediate, la dirigenza vuole pensarci bene per non doversi trovare poi a metà stagione a fare cambiamenti in corsa che, come dimostrano le due annate passate, spesso non danno gli effetti desiderati. Anche sul mercato le operazioni saranno vagliate con molto più scrupolo. Chi rimarrà dovrà sposare un progetto di rilancio in grado di cancellare quello che è stato. Quello che è innegabile è che Mister X stia scalando rapidamente le gerarchie, diventando uno dei favoriti alla panchina del Teramo. Bocche cucite in casa diavolo, si aspetta la prossima settimana il colloquio con Zichella, che a questo punto ha dalla sua allarma di poter parlare per primo. Se chiude l'accordo, taglia tutti i concorrenti, a meno di colpi di scena nelle prossime ore.